Conferenza stampa nella sede dell'USB, Roma, 14 settembre 2015. Sulla convocazione della seconda conferenza mondiale dei popoli sul cambiamento climatico e la difesa della vita, lanciato dallo Stato Nazionale della Bolivia, conferenza che si terrà il mese prossimo di ottobre dal 10 al 12 nella località di Titicaca, nella città di Cochabamba, Bolivia. Incaricato d'affari dell'ambasciata e consigliere di Sanchez Gomez, e il delegato per le relazioni internazionali con i paesi dell'Alba dell'Università La Sapienza e direttore del Centro Studi Ceste Proteo dell'Unione Sindacale di Base affiliata all'Unione Sindacale Mondiale, il professor Luciano Passapolo, daranno più informazioni e dettagli sugli obiettivi di questo evento. L'intervento dell'incaricato degli affari esteri dell'ambasciata di Bolivia in Italia, Lucio Cuca. Il governo plurinazionale di Bolivia asumió el compromiso después de la primera cumbre mundial sobre los pueblos del cambio climático y la defensa de la vida, celebrada el año 2010, de asumir la realización de la segunda conferencia, que es la que va a realizarse este año, en el mes de octubre. Porque después de más de 20 años sin lograr un acuerdo internacional que sea suficientemente significativo para nosotros sobre el cambio climático, y sin que se hayan cumplido todavía los compromisos que se hicieron en las anteriores cumbres, considerando que la próxima conferencia, la COP21, que se llevará a cabo en París a fines de año, quiere lograr la firma de un nuevo acuerdo sobre el clima, la producción mundial, en nuestra opinión, debe elevar su voz una vez más para expresar nuestras propias visiones y las soluciones que proponemos sobre el cambio climático. A los pueblos y a las organizaciones sociales como ustedes, nos toca organizarnos mejor y unir nuestras fuerzas, movilizarnos desde nuestros pueblos para defender la vida y la madre tierra que está en el peligro, de construir una cultura de vida, el vivir bien y la vivencia en armonía con la naturaleza. Con este propósito es que el gobierno del Estado Nacional de Bolivia hace un llamado, invita y convoca a los pueblos y naciones del mundo a la segunda conferencia mundial de los pueblos del cambio climático y defensa de la vida. Se va a realizar en Tiquipaya, Cochabamba, los días 10 al 12 de octubre del 2015. Las conferencias mundiales de los pueblos sobre el cambio climático que se organizan en Bolivia tienen el propósito de hacer conocer la voz y la posición de los pueblos en esa compleja problemática que es el cambio climático, el que vivimos hoy en día y que lo estamos notando con tantos desastres naturales que están ocurriendo, de inundaciones, este verano que hemos pasado con unos calores también terribles. Ante esta problemática que es el cambio climático, deseamos llamar la atención sobre los aspectos que verdaderamente preocupan a los pueblos en este tema, ya que la posición de la mayoría, que son los pueblos, somos todos nosotros, resultamos mayormente ignorados en estas conferencias. El organismo mundial oficial convoca a los países, asisten entendidos que oficialmente tratan este tema, pero la voz de la gente, la voz del pueblo, no logramos que tenga fuerza dentro de esas conferencias. En la primera conferencia que ya hicimos, alternativa, desde Bolivia, asistieron más de 35.000 delegados de movimientos sociales, organizaciones provenientes de 140 países, y en esta ocasión se abordaron distintas temáticas como los bosques, la deuda ecológica, el Tribunal de Justicia Climático, la agricultura y la soberanía alimentaria. Y el resultado de esta conferencia fue el Acuerdo de los Pueblos que firmó entonces, y sus conclusiones fueron presentadas a la Secretaría General de la ONU, con la expectativa de que fueran consideradas en la Conferencia de las Partes 16, realizada en Cancún, México, el 29 de noviembre del 10 de diciembre de 2010. Pero esas expectativas fueron defraudadas una vez más, porque finalmente no se tomaron en cuenta. Pero este traspié, esta dificultad, no nos va a acobardar. Los pueblos sabemos que debemos seguir luchando por nuestros derechos, también en esta materia del cambio climático. La voz de los pueblos debe alzarse, y el presidente Evo Morales Ayma ha decidido una vez más que esta voz se haga escuchar nuevamente y de manera previa a la celebración de la COP21 de París, que se realizará en diciembre de este año. Nuestro hermano presidente convoca nuevamente, pues, para una nueva conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y defensa de la vida. En esta segunda conferencia se van a discutir los siguientes temas que pongo a su consideración: la agenda de los intereses capitalistas en contra de la vida, las amenazas a la vida hoy presentes, los cambios de vivir bien alternativos al capitalismo, la Carta Universal de los Derechos de la Madre Tierra para resistir a este capitalismo, los conocimientos, las prácticas y las tecnologías de los pueblos para el cambio climático y para la vida, la defensa de nuestro patrimonio común, nuestra naturaleza, nuestra madre tierra,
las ciencias climáticas al servicio de la vida, la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y de Vida, mecanismos para la no mercantilización de la naturaleza, las deudas que tiene el capitalismo frente al mundo, el diálogo interreligioso para salvar la madre tierra y la evaluación de los logros y avances del equipaje. El programa que vamos a realizar el evento durará 3 días. Después de la inauguración tendremos trabajo en 12 grupos. Después de los 12 grupos trabajarán 1.5 días, habrá unas plenarias intergrupales para ver los resultados, los pensamientos de cada uno de los grupos. Después habrá reunión con representantes de gobiernos y organismos internacionales que asistan el tercer día y se concluirá el evento. Además hay unos eventos adicionales que son preparatorios de esta cumbre, paneles de discusión, la Feria de los Pueblos por la Vida, la presentación de expresiones artísticas y culturales. Deben inscribirse previamente los invitados y todo esto lo pueden acceder para mayor información en la página web www.jayaya.com. Queremos que haya una participación virtual en esta cumbre porque es bien difícil la participación de tanta gente, tantos pueblos en un mismo evento. Después de la experiencia de la primera conferencia, consideramos que es bien importante que todos nosotros, los que no podemos asistir también, podamos participar de una manera virtual, online, al momento que está realizando la conferencia, podamos también nosotros enterarnos y aportar de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestras ideas, y que todo eso sea recogido en el propio evento. Entonces yo les invito, de parte de nuestro presidente Evo Morales Ayma y de parte de los pueblos de América Latina que han encargado a Bolivia realizar esta tarea, que por favor planteen la importancia, considere la importancia que tiene que nuestra voz se haga escuchar, si no seguirán siendo los de siempre los que tomen las decisiones. Y este tema, como hemos dicho al inicio, es un tema vital para nosotros, pues es vital para la Tierra. L'intervento del professor Luciano Vasapollo, direttore del Centro Studi CESES dell'USB e delegato dell'Università La Sapienza per le relazioni con i paesi dell'Alba. Innanzitutto voglio ringraziare a nome dell'Unione Sindacale di Base, che è affiliata alla Federazione Sindacale Mondiale, del suo Centro Studi CESES Proteo, questa grande opportunità che il presidente nostro fratello Evo Morales, attraverso l'ambasciata del Bolivia qui in Italia, ci dà di fare questa conferenza stampa proprio nella sede nazionale dell'Unione Sindacale di Base, un sindacato che ha a cuore le problematiche, le battaglie che porta avanti la Bolivia, non solo quella sul cambio climatico, tutte le battaglie connesse alla filosofia del vivir bien, all'attaccamento e alla battaglia sul conflitto capitale natura, mettendo al centro appunto Pachamama, la madre terra, e rappresentando anche le battaglie che oggi il governo della Bolivia sta portando avanti, non ultima e forse in questo momento la più importante, lo sbocco al mare che è stato usurpato alla Bolivia oltre 100 anni fa e che è un diritto universale poter rivendicare e avere questo sbocco al mare, perché è un diritto del popolo e dei popoli appunto della Bolivia. Dicevo, la questione ambientale perché parte e perché diventa patrimonio della battaglia del Presidente, del Governo, del popolo della Bolivia, perché la seconda conferenza a Cochabamba, dopo quella estremamente importante del 2010, che ha visto 15.000 delegati da tutto il mondo, delegati di governi, di movimenti sociali, di sindacati conflittuali, confrontarsi su quello che invece le istituzioni internazionali, compresa l'ONU, non riescono a risolvere, perché fanno una serie di conferenze internazionali anche con buoni propositi, però non si riesce a realizzare nulla perché c'è un boicottaggio chiaro da quei paesi che usano ovviamente le forme di sviluppismo quantitativo nella produzione, no? In particolare i paesi imperialisti, a partire dagli Stati Uniti, ma anche questo ha un ruolo fondamentale l'Unione Europea, e ovviamente per il loro sviluppismo non si rendono conto che questo attacco climatico, questo attacco alla natura sta rendendo la vita impossibile per tutti i popoli. I cambiamenti climatici perché si è notato in particolare negli ultimi 150 anni un eccesso di velocità nei cambiamenti climatici, alcuni dicono ci sono sempre stati, ma una buona parte della comunità scientifica, quella più attenta anche all'interno della nostra università, La Sapienza, mette in evidenza le cause di natura antropica, cioè dovute all'azione dell'uomo.
Le quattro cause principali di origine antropica di cambiamenti climatici sono l'effetto serra, il buco dell'ozono, la deforestazione e lo smog fotochimico. Abbiamo fatto degli studi, anche dei grafici, eccetera, che mettono in evidenza che dal 1850 al 2005 c'è stata un'impennata incredibile appunto nelle emissioni, ma nel 2010 si è raggiunto un valore di 33 miliardi di tonnellate di CO2, cioè una cosa veramente che rende il mondo assolutamente irrespirabile. Sul buco dell'ozono abbiamo anche lavorato e abbiamo messo in evidenza che, oltre a provocare un aumento delle temperature medie, crea una inibizione della fotosintesi delle piante, la distruzione di frazioni importanti del fitoplancton, che è un elemento di base della catena alimentare marina, danni rilevanti alla vita dell'uomo, che vanno dai melanomi, il cancro sempre più frequente alla pelle, fino addirittura a mutazioni genetiche. Questo è provato scientificamente dalle comunità scientifiche appunto più avanti. La deforestazione, permettetemi di dire parole anche su questo, un problema serio che causa i cambi climatici e che avviene per effetto del taglio delle foreste, in particolare della foresta amazzonica, le piogge acide. Le piante, sapete che con la loro funzione di fotosintesi hanno una funzione assolutamente equilibrante, regolano la presenza di ossigeno e di biossido di carbonio. La minore presenza di grandi foreste innalza incredibilmente il CO2 e diminuisce la presenza dell'ossigeno. La deforestazione per taglio, guardate soltanto un dato della FAO, non del Centro Studi CESTES, la perdita netta di foreste è stimata intorno a 13 milioni di ettari l'anno. 13 milioni di ettari l'anno. Sono quindi 35.000 ettari al giorno, 25 ettari al minuto che vengono deforestati, una cosa incredibile. Chi sono i maggiori artefici di questa deforestazione? Le multinazionali. McDonald's, io accuso direttamente perché da docente universitario, che sono un uomo di scienza e come militante per USP non abbiamo paura a dire no. McDonald's, Nestlé, la Philip Morris, l'Unilever, la Chiquita, la Shell, la Procter & Gamble, la Monsanto, la Novartis. Bene. Deforestazione per piogge acide, anche queste dovute ovviamente al cambio climatico. Perché c'è un carattere sociopolitico dei cambi climatici? Il presidente Evo Morales e il governo della Bolivia vogliono mettere in evidenza questo perché è legato anche al consumo di energia. Pensate di un uso veramente assurdo del consumo di energia pro capite a livello mondiale, passa da poco più di 1.000 chili di petrolio, equivalente a 2.040 anni, con una perdita di superficie negli ultimi 20 anni. Il decennio che è trascorso mette in evidenza da parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, quindi parlano le Nazioni Unite, è stato il più caldo in assoluto, ne abbiamo avuto prova anche quest'estate, il mese in particolare di luglio, temperature fuori da ogni livello. Chi sono i maggiori responsabili delle emissioni di CO2? Anche questo dati della Banca Mondiale. Alcuni paesi industrializzati, gli Stati Uniti emettono 22 tonnellate di CO2, l'Australia 22 tonnellate, il Canada 20 tonnellate, il Giappone 12 tonnellate, l'Unione Europea mediamente 10 tonnellate con punte di alcuni paesi che superano le 14 tonnellate, l'Italia in media intorno alle 9 tonnellate. Paesi emergenti: Sudafrica 10 tonnellate, Cina 6 tonnellate, Brasile 4 tonnellate, l'India 2 tonnellate. Paesi in via di sviluppo, il Venezuela ha ancora dei problemi rispetto a quella che è l'emissione, l'Algeria, la Nigeria. Vedete quindi che al di là di quello che si racconta, le statistiche ufficiali ci dicono che sono i paesi a capitalismo maturo, sono i paesi dello sviluppismo quantitativo che stanno rovinando la nostra vita. Risulta in maniera chiara che i paesi maggiormente responsabili delle emissioni di tutti i gas inquinanti, in particolare il CO2, sono i veri responsabili dei cambi climatici e sono quelli industrializzati. I due paesi, inutile che fanno lo scontro con la Cina, che comunque è alto, ma i due paesi maggiormente inquinanti sono gli Stati Uniti e l'Australia. Sono stati fatti, e qui capiamo perché il presidente Evo Morales convoca queste conferenze, perché è vero, sono state fatte una serie di vertici
climatici, partiamo da quello di Toronto per esempio dell'88 e Ottawa nell'89, fino ad arrivare al Cairo nell'89, Bergen nel 90, nel 90 si tiene a Ginevra la seconda conferenza mondiale sul clima, nel 1992 a Rio de Janeiro, in Brasile si tiene la conferenza sull'ambiente promossa dalle Nazioni Unite, il summit sulla Terra, cioè. Sono state fatte una serie di convenzioni delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, bene, anche la conferenza del 1992 firmata da 154 nazioni che entrate in vigore nel 1994 non ha visto la realizzazione dei suoi obiettivi che virgolettato erano raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra in atmosfera a un livello basso. Questo non viene realizzato. I livelli invece di gas serra dal 90 al 2000, come dicevo, sono più che raddoppiati. Da quando è entrata in vigore la Convenzione di Rio de Janeiro, le parti si sono incontrate più volte per analizzare i progressi, ma il protocollo di Kyoto non è assolutamente applicato. Nel 2010, questo è un ultimo dato ufficiale, i paesi 187 che hanno ratificato il trattato del 2002 continuano ovviamente a non rispettare quanto è stato loro imposto. In particolare sono proprio gli Stati Uniti e l'Australia, proprio i responsabili, diciamo prima, delle emissioni che continuano a portare avanti questo loro diciamo così, massacro, perché di un massacro si parla, della natura e dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Nel dicembre del 2009 si svolge a Copenaghen e lì nasce l'idea di Evo Morales della prima conferenza dei popoli sul cambio climatico, perché nel dicembre del 2009 si svolge la conferenza a Copenaghen, la 15ª conferenza dove partecipano addirittura 192 paesi. C'erano una serie di obiettivi vincolanti, di questi obiettivi vincolanti non se ne realizza neppure uno, anzi si impegnano molto di meno del 10% delle risorse che erano state stabilite per il cambio climatico. L'impegno a trovare un accordo entro il 2015 che proveniva dal protocollo appunto di Kyoto e che doveva andare in vigore nel 2020 non dà invece nessuna garanzia che questo accordo possa essere realizzato. I paesi in via di sviluppo in genere contestano di essere stati tagliati fuori da ogni decisione. Ogni decisione non viene presa con i paesi in via di sviluppo. È per questo che Evo Morales convoca la conferenza dei popoli sul cambio climatico, dico e attenzione, i diritti di Pachamama, i diritti della madre terra. La Costituzione boliviana insieme alla Costituzione dell'Ecuador sono, dal mio punto di vista, lo dico come uomo di scienza, le costituzioni più avanzate oggi al mondo, perché non pongono al centro né l'industria, né l'impresa, né il profitto e superano anche la grande novità che era stata della rivoluzione francese dei diritti dell'uomo, perché si parla dei diritti dell'umanità e pone al centro non l'uomo, neppure l'uomo, ma i diritti di Pachamama, di madre terra, perché l'uomo è parte della Pachamama. Il fallimento del vertice di Copenaghen fa dire nell'apertura della conferenza del 2010 al nostro fratello Evo Morales: dobbiamo unire tutti i nostri sforzi in difesa di Pachamama, della madre terra. Rifiutiamo di piegarci agli interessi economici capitalisti che hanno affondato la conferenza di Copenaghen. Affinché questo non si ripeta, lavoreremo tutti insieme all'articolazione di una proposta condivisa e concreta tale da poter incidere sulle politiche globali che minacciano la sopravvivenza del nostro paese. Sono stati affrontati tutti i temi più importanti in questa conferenza e nella parte pratica è nata un'approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra che è stata portata all'Assemblea delle Nazioni Unite. È stato proposto un Tribunale Internazionale per la Giustizia Climatica, proposto anche un referendum mondiale sul cambiamento climatico. La proposta anche di un fondo di adattamento, cioè risorse dei paesi sviluppati, per affrontare il cambiamento climatico. Tutte queste proposte sono state fatte proprio dal solo tavolo dei negoziati dei governi dell'ALBA, non è un caso. Vota Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente, Granadine, Antigua e Barbuda. Questo viene portato a Cancun e a Durban, ma purtroppo gli scarsi risultati sono dovuti dal fatto che questi paesi appunto hanno un peso relativamente basso. Io finisco con la dichiarazione finale della conferenza
dei popoli sul cambiamento climatico, che oltre a mettere in evidenza lo sfascio provocato dalle imprese capitalistiche, affronta il cambiamento climatico riconoscendo la madre terra come fonte di vita per plasmare un nuovo sistema basato sui principi di armonia ed equilibrio, di solidarietà, di complementarietà ed equità, di benessere collettivo, di rispetto di tutti i diritti della madre terra contemplati nella Costituzione, l'eliminazione di tutte le forme di colonialismo, di imperialismo e di interventismo militare, la pace tra i popoli e con la madre terra. Ovviamente ci sono una serie di diritti che non vi sto dicendo, però li trovate nel documento della conferenza: il diritto all'acqua, il diritto ai beni comuni, il diritto all'aria pulita, il diritto ovviamente alla salute integrale, il diritto alla terra di essere libera da ogni inquinamento. Volevo chiedere, con riferimento naturalmente alla conferenza dei popoli, visto l'interessamento che l'FSM ha avuto sugli argomenti della conferenza dei popoli, quale ruolo possono avere i sindacati conflittuali in particolare rispetto allo sviluppo di queste tematiche, all'influenza e allo svegliare i popoli su questi concetti? Intendo che la presenza che può tenere los movimientos sociales, los sindicatos, non solo può partecipare, sino che deve partecipare. De manera muy especial, el presidente Morales está invitando a los sectores sociales, a los sindicatos, a los sectores sociales organizados, también a las personas individuales que quieran participar, pero esa organización social, civil, laboral, empresarial, social, que existe, cultural, de todos los medios que existe en la sociedad civil, es bien importante que participe en esta conferencia. Somos conscientes de que no siempre es fácil asistir hasta Bolivia, tener recursos, tener posibilidades de ir hasta Bolivia para hacer este evento, para panel. Por eso se ha hecho mucho esfuerzo en hacer esa conferencia virtual para que todo el mundo pueda online participar y trabajar. Señor embajador, los resultados de la cumbre deberán ser presentados al mundo entero y el organismo que representa el mundo entero es las Naciones Unidas. Y entonces, ¿cómo ustedes piensan que va a ser presentado ese resultado para hacer algo? Visto che desde la cumbre del Rio non si hace mai nadie. Grazie. Sì, io credo che non si è apprendito da 2010 hasta ora. Si hanno fortalecido alianze entre paesi per che diferenti temi, come il cambiamento climatico, che è essenziale, possano avere più forza all'interno delle Nazioni Unite. Credo che 5 anni dopo, le Nazioni Unite sono più consciente della inefficienza che si è lavorato hasta ora. Siguen pidiendo il 2% di temperatura mundial y de reducción de la temperatura mundial, y ese número que no es suficiente, nuestra opinión, para lograr de verdad reducir, ni siquiera está siendo cumplido eso, y cada vez hay más conciencia en la propia ONU que hay que presionar a los países para que cumplan eso. O sea, cada vez está tomando más conciencia de esta problemática y de que hay que hacer de verdad cambios. Pero lo principal es que el presidente Morales va a participar, se ha convenido con todos los demás países y va a llevar esta posición que se haya tomado de las organizaciones sociales. Y además, hay la participación de la sociedad civil, la misma COP21, todo un evento paralelo en el cual todo eso que se ha trabajado con las personas que también puedan asistir a esos eventos va a ser difundido y va a ser reiterado y va a ser nuevamente completado. Luis, una cosa importante, c'è una battaglia in corso a livello internazionale da parte dei movimenti sociali, da parte dei sindacati, un dibattito molto forte all'interno della Federazione Sindacale Mondiale, che rappresenta decine di milioni di lavoratori nel mondo, sulla questione degli organismi internazionali. Le Nazioni Unite, questo mi assumo io la responsabilità, è chiaro che il corpo diplomatico deve usare altra terminologia, però noi stiamo ragionando in maniera seria che o queste Nazioni Unite, questi organismi internazionali vengono riformati, oppure non ha senso nemmeno fare fino in fondo, dare delega alle Nazioni Unite per poter decidere, perché finché c'è il veto da parte di alcuni paesi non si può andare avanti in alcuna maniera. Abbiamo avuto l'esempio per Cuba, 23 anni, 187 paesi hanno votato contro il blocco, il veto degli Stati Uniti ha fatto sì che poi quelle decisioni non venissero prese, nonostante che hanno preso quasi all'unanimità. Vedete, come abbiamo detto prima, anche il protocollo di Kyoto, è chiaro che se si oppongono già gli Stati Uniti non puoi fare assolutamente niente. Quindi si pone un problema di riformabilità assoluta delle strutture decisionali degli organismi internazionali.
I movimenti sociali e anche questa conferenza di Cochabamba hanno il compito di creare non solo un consenso popolare a livello internazionale, ma sono strumento di pressione su quelli che sono gli organismi internazionali. Professor Vasagolo, in Ecuador la CEU è stata condannata a pagare 9 miliardi di dollari a causa del disastro ambientale che ha provocato nella foresta ecuadoriana. Ed è stato un processo portato avanti dai movimenti sociali dell'Ecuador, non dal governo. Sì, il governo ha dato un certo appoggio, ma la persona giuridica che ha aperto il processo erano le associazioni. Questo caso può, diciamo, creare cioè rompere questo muro, visto che dopo 10 anni finalmente è uscita una sentenza e la Chevron ha accettato di pagare. Come lei interpreta, diciamo, questa cosa prima di questa cumbre? Mi permetta una precisazione, che è questa, cioè che si possono dare delle risposte perché paesi come l'Ecuador, paesi come la Bolivia, come Venezuela, come Cuba, perseguono una modalità che è quella della democrazia partecipativa, quella della democrazia popolare, quella della democrazia di base. Dobbiamo finirla, dico dobbiamo finirla, in Europa, partiti, movimenti, strutture, anche sindacati, di continuare ad avere un'idea eurocentrica. L'Europa ha espresso il massimo del suo essere culturale, in termini anche positivi, ma con il colonialismo e il neocolonialismo. Oggi la democrazia rappresentativa non risponde alle esigenze dei popoli e dei lavoratori. Quindi, quando tu dici che se ne occupano i movimenti sociali, è perché in Bolivia, in Ecuador, nei paesi dell'Alba sono le istanze di base dei lavoratori, dei quartieri, dei movimenti, per esempio in Bolivia, che si sono confederati all'interno delle masse, che esprimono la loro volontà. Anche nelle battaglie ambientali, il fatto che i governi dell'Ecuador, piuttosto che della Bolivia, appoggino quelle che sono le istanze di lotta dei movimenti sociali, mette ben in evidenza che cos'è la democrazia partecipativa di base, cioè lavoratori, cittadini che si riuniscono, portano avanti le battaglie e trovano nel governo poi l'istituzione che si pone a livello internazionale. La questione della CEPA non è vergognosa, come è vergognosa quella di tante altre multinazionali che hanno inquinato, continuano a inquinare e non pagano neppure il danno, il debito sociale vogliono pagare di quello che hanno introdotto, in particolare nella foresta amazzonica. Quello che dicevamo prima della deforestazione è fondamentale, sta a noi qui in Europa, ai movimenti sociali, fare battaglie che insieme nell'ambito dei beni comuni pongano il bene comune essenziale. Come si fa a fare la battaglia estremamente importante dell'acqua, no? Se non si pone al centro il bene comune fondamentale, che è la nostra vita, che è il bene della madre terra. Le battaglie sulla protezione della madre terra devono essere battaglie fondamentali dei movimenti sindacali e dei movimenti sociali qui in Europa.